20 febbraio 1816. Termina fra i fischi la prima rappresentazione al Teatro di Torre Argentina a Roma dell'opera lirica Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Probabilmente la contestazione dello spettacolo viene dai seguaci di Giovanni Paisiello, il musicista ancora vivente, che aveva messo in scena la stessa opera nel 1782. Il fiasco della prima verrà ampiamente riscattato dal successo delle repliche e l'opera di Rossini finirà presto per oscurare la precedente versione.